Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliele portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Questo anno abbiamo proprio quelle che gli antichi chiamavano le tre feste epifaniche, cioè della manifestazione del Signore, tutte in fila. Cioè l'Epifania, appunto, l'incontro dei magi con Gesù, il battesimo del Signore al fiume Giordano e oggi le nozze di Cana. Anche le nozze di Cana sono un momento rivelativo, manifestativo. Infatti il Vangelo di Giovanni dice alla fine: questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù, egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Perché Gesù In che senso Gesù manifesta la sua gloria? Perché rivela il volto di Dio, un tratto del volto di Dio, un Dio che si fa vedere in un matrimonio, in una festa di nozze, perché è un Dio che ama. In tutta la scrittura, chi conosce l'Antico Testamento lo sa benissimo, Dio è presentato tante volte come lo sposo, come l'amante, come questo innamorato del suo popolo, ha rappresentato il popolo come la sposa, come la fidanzata, come tante volte l'adultera, la traditrice di questo amore. Ecco, è questo Dio innamorato che insegue, che fa la corte, che fa alleanza, che sposa, che si lega al suo popolo. E tutto questo c'è nel racconto delle nozze di Cana, no? Un racconto dove non si sa chi sono gli sposi, la sposa non è mai nominata, lo sposo viene alla fine, non sappiamo i nomi. Perché? Perché Giovanni sta dicendo: ecco, il vero sposo è Gesù, lo sposo del suo popolo. E Maria e i servi e i discepoli sono questa sposa, cioè questo popolo nuovo che si sta mettendo, diciamo così, al seguito di Gesù. E allora tanti particolari diventano molto belli: il vino che viene a mancare, come viene a mancare a volte anche la gioia e la festa nella nostra vita, come viene a mancare l'entusiasmo della fede, come veniva a mancare l'efficacia, secondo Giovanni, della economia, diciamo così, di salvezza ebraica. Queste giare vuote per la purificazione dei giudei indicano che è finito il tempo di certi riti, di tutta un baradan, diciamo noi, religioso di un certo tipo. Ma tante volte anche noi sperimentiamo che viene a mancare il vino nella nostra vita, e allora abbiamo bisogno di fare come ci ha detto Maria: fate quello che Gesù vi dirà. Le ultime parole di Maria nel Nuovo Testamento, quasi il suo testamento spirituale: fate quello che Gesù vi dirà. E Gesù è capace di ridare la festa, ridare la gioia alla nostra vita, alle nostre relazioni, anche matrimoniali per esempio, a tutto quello che noi in qualche modo sprechiamo, roviniamo, gli entusiasmi che si spengono. Il vino è prima di tutto la sua rivelazione, la sua parola. Oggi è anche la domenica della parola, questa parola di Dio che sempre risveglia il cuore, che ridà speranza,
che mette in crisi, che a volte ferisce, ma sempre per guarire, per farsi persone nuove. E anche noi speriamo, davanti alla parola, di poter dire: noi crediamo in te. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.